Tralasciando l'orario che sono le 4 e 5 del mattino, quindi non posso parlare forte, volevo farvi vedere il mio acquisto pazzo di questo mese. Arrivato alla fine dell'anno mi dovevo togliere tanto, troppi sfizi. E sono partito da un 3DS come ho fatto vedere nei video scorsi. Eccolo qui, bello, nero, Cosmo, sono affezionato, già mi piace. Ma non è finita qui, ovviamente, insieme al 3DS avevo preso due giochi, come avevo già mostrato nei precedenti video. Oggi mi è ripreso il pazzo, purtroppo. Non riesco più a controllarmi quando qualcosa lo voglio, ecco. Ho trovato un'ottima offerta, 5 giochi 3DS. E adesso ve li mostro una volta. Per iniziare, Resident Evil, versione boxata di Resident Evil Revelation. Più CirclePad. Il gioco ce l'ho tirato fuori in modo da non dover riaprire la scatola ogni volta. All'interno qui c'è il CirclePad. La tengo come un cimelio. Stupendo, cioè, ci ho giocato tipo 20 minuti oggi. Stavo sbavando. Un'altra storia. Poi, come ho già fatto vedere, Kingdom Hearts 3D, che ovviamente l'ho iniziato per bene. Il gioco, se no, 2 ore mi sta prendendo. Parte, vabbè, mostri che sono un po' di merda. Poi, il titolone che per cui veramente ho comprato il 3DS. Sono riuscito a trovarlo. E beh. Cioè, avevo iniziato su PlayStation 2, quindi un pochino la trama lo sapevo, ma non ci ho giocato più di tanto, non vedevo l'ora di averlo, e l'ho preso. Zelda, non ho avuto occasione di giocarlo su Nintendo 64, quindi lo sto giocando adesso. L'immancabile Mario Kart, sapete, ci gioca la mia ragazza, ci gioco io online. Quindi è divertente. Super Mario 3D, come avevo già mostrato. E infine, New Super Mario Bros. 2. Questi sono i titoli che ho acquistato in totale. Meno male, a parte i titoli che già ho mostrato, gli altri 5 li ho presi ovviamente a un prezzo d'occasione. Sono usati, ma sono praticamente nuovi. Prendo ad esempio Mario 2. Cioè, addirittura il pin non grattato. Manca la schedina perché sta dentro Nintendo 3DS, ci ho fatto una partita prima. Ha il pin non grattato, così sono tutti i giochi. Ora, non so se qui si vede, nella versione boxata, vedete questa sottospecie di alone? È addirittura il sigillo, praticamente l'ex possessore l'ha praticamente trattato come un cimelio, tutto trattato come un cimelio. Non sono grattati i pin, c'è tutto dal filo a segno. E io farò la stessa cosa, ho preso questi 5 giochi a 120 euro, che se li andavo a prendere nuovi o comunque usati al GameStop, minimo mi costavano 200, 230 anche. Quindi sono contento degli acquisti. Adesso smetto di spendere, mi metto da parte qualcosina. E prossimo acquisto forse un bel telefonino. Anche perché sto cosa. Per l'acquisto ringrazio Vincenzo. Se avete commenti o altro, domande, cose, mandate un messaggio lì sotto e non lì sopra. Citazione, gente varia che ho visto in alcuni video. Sono le 4 del mattino, non posso alzare la voce. E via col filmato, non è cazzo sta a dire. E allora, chiudiamo qua.